Buonasera a tutti i nostri amici telespettatori. Alle ore 20 chiude questa sessione di calciomercato 2023-2024 e potremmo dire chi è fuori è fuori, chi è dentro. Io inizierei così la puntata numero 17 di Next Match presentando i miei ospiti. Oggi una serata impegnativa, come sempre con me Luca Giovannetti, giornalista e opinionista di Next Match. Poi abbiamo un altro giornalista del Corriere dell'Umbria, Michele Fratto. Sera. E poi il nostro ormai diventato un amico assiduo di Next Match, il mister dei 2017-18 della Ternana, Jens Jansen. Giusto? L'ho detto bene? Giusto, Vedi, giusto. la pronuncia è importante. Iniziamo a guardare i dettagli. Luca Giovannetti, andiamo subito nei dettagli. Vorrei da te. Allora, so che tu sei un po' in difficoltà perché hai detto che stasera non hai una favela così sviluppata, però io te lo devo chiedere. Che cosa pensi di questa sessione finale di calciomercato? Come ne siamo usciti? Ossa rotte, oppure normale, oppure rafforzati? Cosa ne pensi? E il tuo sguardo è tutto un programma. Allora, ovviamente la mia posizione è facile da evincere, no? Mi limito a ripetere quello che ho detto lunedì sera durante Area Rossoverde, quando il nostro direttore Gianluca Nasi mi ha sollecitato inevitabilmente sull'argomento che è Certo. all'ordine del giorno, no? E sarebbe anacronistico ignorarlo o fingere di ignorarlo. E mi sono appellato al quinto emendamento. Faccio la stessa cosa perché devo autotutelare la mia fedina penale. Bene, quindi tu ti appelli al quinto emendamento, io volevo fare un Del resto esiste dal cartellino. È 1791. certo, fino a che non lo. Poi in maniera estensiva è vero che indicava in origine l'opportunità per qualunque imputato in un processo penale di non deporre contro se stesso, ma in maniera estensiva è diventato il diritto di chiunque nella vita quotidiana di non dire cose che potrebbero rappresentare per lui o per lei in futuro una qualche forma di detrimento. Ovviamente, ma io ho invitato proprio apposta perché sapevo che da una parte c'era questo emendamento che se lo tiene stretto C'è un po' Michele un Fratto. cameraccio. Michele Fratto, te di questi problemi non ne hai, anche No. perché i nostri amici telespettatori oggettivamente vogliono sapere cosa ne pensiamo, soprattutto da chi come noi ha la fortuna magari di avere un accesso diverso alle informazioni. Certo. Quindi giustamente lascio la parola a te, facci un breve riassunto di quello che pensi possa essere stato questo calciomercato alla Ternana. Allora, la prima notizia è che non ci sono stati fuochi d'artificio nella giornata di chiusura, nel senso che sono arrivati tre giocatori, Denis Franchi, Riccardo Zoia e Lorenzo Amatucci. Zoia terzino sinistro dalla Perfetto, Vispesaro, esatto. prestito con obbligo di riscatto a 200.000 In euro caso di in salvezza caso della di Ternana. salvezza da Ternana. E Amatucci dalla Fiorentina è un Sì, regista, no? il quinto giocatore che la Ternana Sì. prende dalla Fiorentina, cioè praticamente dal vivaio della Viola. Dopo l'arrivo del trio in estate di Lucchesi, Di Stefano e Favasoli e dalle mura sempre in questa sessione di mercato di gennaio. Diciamo che la notizia è questa. La Ternana si tinge di viola. Perfetto, la Ternana si tinge di viola oppure la Ternana si mette nelle mani di Guida, nel senso che questa sessione di gennaio ha certificato il passaggio proprio di proprietà, nel senso che da oggi è la vera Ternana di Guida. Perché fino adesso c'erano comunque in organico, ma soprattutto erano protagonisti in campo, giocatori, anche simbolo, penso per esempio all'ex capitano Falletti, della vecchia proprietà targata Unicusano. Da Certo. oggi c'è un 11 titolare possibile, a eccezione dell'estremo difensore di Giannarilli, però il portiere fa sempre un po' storia a Sì. sé. Diciamo, nei giocatori di movimento c'è una possibile formazione titolare completamente nuova. Quindi diciamo che la notizia è da oggi è la Ternana di Guida. È come Poi se iniziasse oggi il campionato è per la come se la Ternana. Ternana, il suo campionato iniziasse oggi, classifica la mano, anche questo è vero, perché purtroppo è andato in archivio weekend da dimenticare per la Ternana, perché oltre che alla sconfitta di Venezia, le retrovie si sono accorciate in maniera Eh sì, poi importante, perché ne praticamente parleremo. hanno vinto tutte, a eccezione delle squadre comunque negli scontri diretti, tipo il Lecco. Quindi praticamente adesso è un nuovo campionato. Non si dice mai perché giustamente il campionato inizia ad agosto e finisce a maggio. Però Certo. da oggi inizia il campionato della nuova Ternana di Guida. Penso che questa sia più che altro il taglio, diciamo, della giornata. Ok. Siete rimasti ancora un po'. Vabbè, dovete ancora scaldarvi, poi dopo ve le faccio dire qualche commento in più, perché se no a casa ci dicono che ci siete venuti a fare qua. Se non. Cioè, noi vogliamo sapere qualcosa di frizzante, ma Luca Giovannetti ha in serbo certi colpi, io già lo so, lo vedo dallo sguardo.
Jens, parliamo di quello che pensi te invece di questa Ternana. Tantissimi giovani, tu insomma hai esperienza, no? È il tuo settore. Però Ternana giovane, sì. Può essere utile avere tutti questi giovani in questo momento del campionato? Sicuramente che Capozzucca sa quello che fa. E sono veramente, penso che sono giocatori con un valore importante, solo che sono tanti giovani. Io credo 100% in Breda, è bravissimo, però in Serie B serve pure esperienza. Effettivamente è quello che richiedevano un po' anche i tifosi, soprattutto sì. In un reparto come quello di centrocampo, dove avere un giocatore di esperienza, che non significa il campione pluripagato, ma qualcuno che conosce, che può anche fare da faro ai ragazzi più giovani, perché è un reparto delicato e noi le difficoltà più grandi le abbiamo avute a centrocampo. Basta vedere che i gol dei centrocampisti sono mancati a questa Ternana. Sì, praticamente. Infatti, Luca, però andiamo nel dettaglio. Quindi, tranne Luperini, che ha segnato un gol convalidato, tre annullati, che è rimasto quando per tutta la giornata c'è stato il timore che anche lui, vedi Mantovani, potesse approdare ad una diretta rivale nella lotta per la salvezza, quale è l'Ascoli. E invece Luperini fortunatamente è rimasto in casacca rosso-verde. Io vorrei mettere sul tavolo, però voglio mettere un po' di pepe. Oggi non voglio fare la classica trasmissione canonica, ma voglio capire fino in fondo cosa pensate, perché credo che sia giusto anche per i telespettatori, come dicevo. Parliamo delle cessioni di questa seconda parte d'inverno. Abbiamo visto che tutti questi giocatori, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto in tante occasioni, volevano, hanno chiesto di andarsene. Notizia anche di oggi da Milano che un altro giocatore, Aramu mi pare, accostato alla Ternana, non è voluto assolutamente venire a Terni. Ora ci può stare che la situazione di mercato scoraggi e di classifica scoraggi, no? Perché è normale che tu sei stato un calciatore, è chiaro che... Però parliamoci in maniera molto chiara. Secondo voi qual è il motivo per cui questi giocatori vogliono andare via? Perché sgombriamo il campo da chiacchiere che noi non potremmo né dire né avere conferma o smentita, perché io credo che i giocatori fino a prova contraria hanno quello che gli spetta come tutte le società, altrimenti credo si saprebbe, no? Mi sto sbagliando? Certo. Perfetto. Quindi il clima probabilmente che si è creato è un clima non giusto a livello di spogliatoio, è la progettualità che gli manca e quindi cercano... Quale può essere secondo voi il problema? Luca, ha toccato diversi punti, ma ha toccato un po' tutto. Per esempio, penso a Falletti di Aghide, secondo me molta ambizione personale. Ambizione diversa, perché Cesar è un giocatore comunque nella sua seconda metà di carriera, mentre Salim è un giocatore che a 23 anni magari ha quella voglia da ragazzo giovane di ambire a qualcosa di più. Lo stesso Corrado. Chiaramente quello un po' più che rimane un po' più con nebbia intorno è stata la cessione di Mantovani ad Ascoli. Ma lì forse è stata più una situazione che Mantovani è stato fortemente cercato dalla Ternana, è tornato a Terni e poi però ha passato un intero girone d'andata un po' ai margini. È vero che poi nelle ultime due partite è stato schierato da titolare, però comunque magari, come hai detto te, non si è sentito interamente parte di questo progetto. E quindi è andato, ahimè per la Ternana penso, a una diretta concorrente per la salvezza, quale è l'Ascoli, dove mister Castori sta cercando un po' di ricreare lo spogliatoio simil Salerno della promozione in Serie B. Ed è quello che totalmente manca oggi alla Ternana. Anche se non ci sono questi grandissimi rapporti con Castori. Però è un rapporto lavorativo. Cioè lì è uno spogliatoio pieno di leadership, invece la Ternana è uno spogliatoio pieno di talento promettente. Esatto. Diciamo che la leadership è rimasta nelle mani di pochi, se non pochissimi, se non uno, penso Capuano. Però giustamente, come diceva Michele, alla fine il progetto estivo era quello di andare a togliere tutto quello che era la passata gestione e ricreare una Ternana di guida, no? Diceva giustamente Michele Fratto. Quindi c'è progettualità in questo. Quando si parlava di progetto, forse il progetto è proprio questo, di portare a termine una sorta di passaggio che poi possa dare alla Ternana la possibilità di rinascere. Cosa credi, De Luca? Allora, primo, non conosco nel dettaglio e non posso conoscerlo il tipo di progettualità
specifico, che sicuramente esiste, ma io non ne conosco i dettagli, che anima la nuova proprietà. Secondo, se fosse quello che ci sembra essere, quindi drastico abbattimento dei costi, eccetera, eccetera, è un progetto che non può affascinare nessuno, perché il tifoso è o dovrebbe essere per definizione ambizioso e dovrebbe puntare sempre in alto, certo, ragionevolmente. È chiaro che lo storico della Ternana ci impedisce di sognare lo scudetto, però insomma, entro limiti dettati e imposti dalla ragionevolezza, criterio ineludibile, la ragionevolezza sempre e comunque, è lecito, o meglio, è doveroso, o dovrebbe essere doveroso, parlo del tifoso, puntare in alto. E quindi è un progetto che non può affascinare, a mio avviso, nessuno. Terzo, ribadendo che non conosco i dettagli di questo progetto, terzo e ultimo, ci sono tempistiche e tempistiche per portare avanti un progetto. Lo puoi fare con tempistiche molto rapide, con tempistiche medie o con tempistiche più lente, che proprio perché più lente e più graduali espongono a minori rischi sul piano meramente sportivo. Certo. Jens, tu hai visto un attimo la situazione appunto della Ternana durante queste partite, l'ultima col Venezia, che a parte non l'abbiamo vista perché la nebbia ha impedito, intravista, abbiamo letto i numeri della partita, comunque zero tiri in porta. Alla luce di questo, che ne pensi? Forse la Ternana aveva bisogno di una punta? Perché non solo una punta, no, quello sicuramente, no. Però parliamo perché molti, anche tra i giornalisti, io noto che questo reparto, sì, ma non viene mai calcata la mano sul fatto delle punte. Ora, io capisco che abbiamo in organico Dionisi, abbiamo Favilli, però questi giocatori ad oggi Infatti lasciamo perdere questo argomento, lo diremo dopo. Anche questo, ecco, è anche un sinonimo, no, dell'attaccamento, la famoso gruppo e attaccamento alla maglia, perché credo che dopo essere stato fuori comunque svariato tempo per motivi che non dipendono da sua volontà, fisici, entrare e farsi buttare fuori in quel modo non è propriamente significativo di tenerci alla maglia. Questo è un mio pensiero, ovviamente, quindi rimango e lo metto qua. Però secondo te in attacco sarebbe sicuramente stato una punta... Che tipo di punta serviva secondo te? Di esperienza, come Coda va a Cremonese, magari uno, Luca, uno che può aiutare il ragazzo giovane davanti, esatto. Raimondo, è secondo me un ruolo molto molto importante, è centrocampista davanti difesa, certo, come Di Tacchio faceva l'anno scorso. E questo è un ruolo molto importante in una squadra, questa Ternana non ce l'ha. Sono assolutamente d'accordo. Commentiamo prima della pubblicità in breve, Luca, che cosa è successo a Venezia al di là della nebbia, che ne abbiamo già ampiamente parlato, lo avete spiegato perfettamente in area rosso-verde, ma fondamentalmente in questa partita la Ternana, nebbia a parte, che prestazione ha fatto secondo te? Per quello che abbiamo intravisto, e io qualcosa in più ci ho capito rivedendo la partita grazie alle immagini dal basso, certo, ivi compreso il gol rocambolesco di Busio che ha deciso il match. Intanto il macro dato negativo è quello che tu citavi prima: zero tiri nello specchio della porta, una mezza occasione sul finire del primo tempo con un tiro fuori di Gaston Pereiro e nulla più. C'è da dire che poi nella prima mezz'ora il Venezia ha dominato, si è visto annullare un gol per un fuorigioco che comunque esisteva, ma diciamo scovato dal VAR nella nebbia, ha avuto un altro paio di occasioni importanti. Poi dalla mezz'ora in poi, quindi parlo del quarto d'ora finale del primo tempo e della prima mezz'ora del secondo, e quindi grosso modo la metà del tempo regolamentare, certo, la Ternana non ha più sofferto. Nel secondo tempo, ad esempio, prima di questo gol, ricordo solo un colpo di testa di Altare che era entrato da poco sul corner e una respinta sul fondo di Iannarilli. Quando sembrava che si potesse, non dico placidamente, ma con relativa tranquillità, approdare ad uno scialbo 0-0 che però avrebbe fatto classifica e morale, è arrivato questo gol più che rocambolesco, certo innescato da un paio di errori della Ternana che è riuscita a trasformare, tra virgolette, una punizione a favore in una ripartenza, sì, avversaria. Lo ha detto anche Capuano. Poi no? Qualcosa non ha stampa funzionato in fase difensiva, perché Capuano
che per me è il caposaldo della difesa, ci mancherebbe altro, certo, non è riuscito sul cross da destra a rinviare di testa, ha soltanto prolungato la traiettoria, quando poi è andato a rinviare la palla con una carambola maligna, ha incocciato nel ginocchio di Busio e si è infilato imparabilmente nell'angolino basso alla sinistra di Chiannarilli. Allora, sconfitta giusta per quello che si è visto nella prima, che si è intravisto nella prima mezz'ora, sì. Per come erano andate le cose dalla mezz'ora del primo tempo alla mezz'ora del secondo, si poteva anche strappare un pareggio. Potevamo sperare. Però, esatto, ribadisco, non è, la Ternana non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta. Ok, allora noi abbiamo ovviamente il nostro appuntamento con i nostri carissimi sponsor, andiamo 120 secondi in pubblicità, torniamo subito, non vi muovete perché lo sapete, poi mi arrabbio. A fra poco. Autoscuola Gatti rende tutto più semplice. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. Inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relais dei Principi. Quando le finestre diventano quadri, tutto questo è luna in fissi. Ci trovi in via Alberto Guidi 8 a Terni. Bentornati a Next Match, come stavamo appunto dicendo a microfoni spenti, abbiamo tantissimi messaggi e qui la situazione, Luca, inizia a essere un po' piccante, quindi non puoi continuare ovviamente a tacere, ma devo dire che fino adesso hai parlato, hai detto io non parlo, invece parli. Piano piano, va bene. Piano piano. Poi c'è Michele che mi aiuta, giusto? Piano piano. Allora, abbiamo un certo telespettatore Napoleone Buonaparte, quindi ottimo, sarà un nickname immagino, ottimo, che ci dice che usciamo dal mercato con le ossa rotte, riprendendo la frase di prima, vabbè, un po' di ottimismo. Poi c'è Marco Caneva che dice: vorrei chiedere ora al DS il famoso piano B chiesto da Luca Giovannetti quest'estate nella prima conferenza stampa. Ti chiamano, io non potevo. Si era risentito tanto il nostro DS, sostegno incondizionato per questi giovani ragazzi, ma non per questa società. Prima di far rispondere Luca, però, vorrei sottolineare per onestà di cose che chiaramente come un direttore sportivo che ha delle risorse sicuramente molto, molto, molto inferiori rispetto a quelle che i precedenti direttori avevano
per fare la squadra, ha comunque fatto un signor mercato, a mio avviso. Quindi credo che Capozzucca, quello che era nelle sue possibilità, d'accordo con la società, come è previsto dal ruolo di direttore sportivo, abbia portato comunque un valore aggiunto alla Ternana. Poi la dimensione di questo valore aggiunto è effimero, giustamente, perché a fine anno molti di questi giocatori, se non tutti, torneranno dove sono venuti, però a noi interessa quest'anno. Luca, prego, rispondi pure al nostro telespettatore. Secondo te quale sarà questo piano B? Allora, intanto il primo ascoltatore... E non se, portare se negatività. Se è Napoleone Bonaparte, evidentemente, e se parla di mercato dal quale... Lo dice lui, certo. Non è una mia valutazione. Se scrive la Ternana esce con le ossa rotte, sta evocando una sorta di Waterloo. È chiaro. Ovviamente. Questo. Ma non è un mio parere, è un parere dell'ascoltatore. Certo. Secondo, se io chiedessi a Michele stasera... Cosa farai nel prossimo weekend? La Ternana gioca sabato, no? Sì. E lui mi rispondesse: ma guarda, tempo permettendo andrei al mare con la mia compagna. Io gli risponderei di default. E se dovesse piovere? Certo. Ora, non credo che la mia domanda evocherebbe nuvole temporali, tuoni fulmini. Cioè, tu dici che non appare la nuvola di Fantozzi dell'impiegato, ma... La nuvola giovane. Francesca, ascolta, se nel 2024 stiamo ancora a parlare di scaramanzia, lasciamo perdere. Beh, quest'anno la scaramanzia, la sfortuna è stata un po' il leitmotiv dell'ex allenatore. Mi rifiuto. Se nel 2024, nell'epoca 4.0, ancora parliamo di scaramanzia, certo. Allora faccio telefonata alla regia Giorgio Palenga, così ci dice in diretta, a me mi pare da sognare. Perfetto, lo chiameremo un giorno, perché ormai l'hai citato troppo. La scaramanzia no. Nel calcio c'è anche quella. Comunque Marco Cavallucci ci scrive ed ha un giudizio totalmente opposto, perché dice: la squadra per me esce da questo mercato rinforzata. Quindi non è amico di Napoleone Bonaparte? No. Capozzucca, 56 movimenti in una situazione non facile, chi c'era prima neanche in 6 anni ed era molto facilitato. Vabbè, questo è un po' un detrattore dell'ex direttore Leone, però effettivamente... Una squadra prima in classifica. Esatto. Poi dice Mirko Proietti, c'è squadra più debole della B ad agosto, a gennaio ancora di più, l'Ascoli ha messo più di 400 presenze in A in questo mercato, lasciamo perdere. Scusa, sbaglio, ma non sbaglio... O ci sono pareri non discordati, antitetici, sì. Chi la vede bianca e chi la vede nera. Non c'è il grigio. Ma come mai questo, Michele? Perché? Non c'è il grigio perché non... Perché c'è una polarizzazione perché oggi la squadra non ha giocatori, come diceva per esempio prima Jens, il ditacchio della situazione. Sono arrivati tante giovani promesse su cui uno ci punta, poi è arrivato Gaston Pereiro, che comunque è il faro di questo mercato, però fondamentalmente... Non ha neanche torto Napoleone a dire usciti con le ossa rotte. Cioè noi, la Ternana ha dato via Falletti, Diachité, Corrado e Mantovani. È vero che Celli, che è stato comunque un protagonista della cavalcata delle Capro, per esempio. E comunque la Serie B l'anno scorso è arrivato fino alla semifinale dei playoff. Questo è vero. Sarà arrivato anche Pereiro, però... Cioè, tutti scrivono, Amatucci è una promessa, Faticanti è una promessa, sono d'accordo. Ma le promesse possono essere integrate in una squadra, mi viene in mente il Sassuolo della Serie A, cioè nel senso una squadra, ma quest'anno no, però negli anni passati, che naviga a centro classifica e nei 6-7 giocatori, nei Berardi della situazione, ci mette vicino qualche giovane. Cioè la Ternana oggi sta un punto sopra l'ultima in classifica. C'era bisogno anche un po' di esperienza, secondo me. Sì. Tutti dicono per fortuna è rimasto Luperini, per carità, niente da dire sul giocatore, ma Luperini... Che posizione ha oggi nell'organico, nel roster rosso-verde? Lui non è un vice Gaston Pereiro come trequartista. Nel 3-5-2 ipotetico titolare non è un titolare. Ma lo diventerà. Io per esempio vorrei capire anche questo. Molti sono passati qui a Next Match, moltissimi mister. È vero che stiamo parlando di allenatori che non hanno chiaramente la stessa... storia di mister Breda o di mister certo. Lucarelli, ma sono comunque allenatori di un certo valore, di un certo livello, e tutti hanno detto, compreso grande allenatore come Paolo Berrettini, che insomma si commenta da solo per quello che ha fatto in passato, che tutti auspicano questo ritorno alla difesa a 4. Ora, mister Breda nelle conferenze stampa ha sempre
sottolineato che comunque il gruppo c'era, che si mettevano a disposizione, che erano molto, ha parlato di leadership come la filosofia che l'allenatore di gioco, che dà l'allenatore. Quindi provare anche a rimettere la difesa a 4, secondo voi potrebbe essere un punto di aiuto per questa squadra, visto, Jens, rispondimi te che sei un ex calciatore, cioè tra giocare con la difesa a 3, la difesa a 4, questa Ternana, secondo me, secondo te gli gioverebbe? Dipende, a me non cambiava niente, a 3, a 4, a 5, alla fine è tutto uguale. E i ragazzi giovani, non è facile, io non lo so. Cioè ti convince questo 3-5-2 che ormai siamo tornati un po' allo stesso modulo che utilizzava Lucarelli, no? Dal girone di ritorno sì. Sì. Quindi alla fine questa coperta è tornata a essere messa come lo era prima. Io ti dico di no perché non è arrivato Corazza, semplicemente quello. No. Cioè Corazza era un nome addirittura annunciato in conferenza stampa, arriverà lunedì, invece poi lunedì è diventato lunedì dopo, e dopo fino a fine del mercato, oggi alle 8. Per cui senza Corazza la Ternana secondo me non passerà a 4, ma non perché Corazza sarebbe stato certo, il salvatore della patria, ma semplicemente che Casasola il terzino non lo può fare, cioè non è che non lo può fare, lo fa con fatica. Con fatica. E comunque tu perderesti, perché riallacciandomi pure a quello che dicevi te prima, Francesca, cioè se noi andiamo a vedere la classifica cannonieri della Ternana, il secondo cannoniere della Ternana è Casasola. Sì. Cioè Casasola ha segnato più di tanti attaccanti della Ternana, per cui perde a oggi, purtroppo, con un reparto offensivo così sterile dal punto di vista dei numeri, dico io, e non qualità, quello poi è un altro discorso, dal punto di vista dei numeri, perdere anche un'arma offensiva come l'inserimento di Casasola da quinto a quinto, palla da sinistra a destra, secondo me il mister in questo momento sta pensando solo se restare 3-5-2 o tornare 3-4-1-2. Ecco perché forse si era vociferato oggi il tentativo per un attaccante, perché secondo me mister Breda sta ripensando a passare 3-4-1-2, perché con il 3-5-2 di queste tre partite molto diverse tra loro, però non hanno dato grandi risposte, perché è vero che è arrivata la vittoria col Cittadella, è vero che una partita non fa tutto il campionato, certo, ma è stata veramente una partita anomala. Infatti dopo a Venezia che è successo? Zero tiri in porta, vero la nebbia quanto vuoi, ma il Venezia ha preso una traversa, ha annullato un gol, Gittier si è mangiato un gol a pochi metri dalla porta, e su Pierini Giannarilli ha fatto una gran parata dopo l'1-0, sì. Per cui c'era possibilità di creare. Vorrei leggere, poi andiamo avanti e ci caliamo subito nel match, che è una passeggiata, no? Con il Como, però Luca già lo vedo pronto. Vorrei leggere questo messaggio di Guido Dini, che effettivamente credo che dovrebbe essere anche un po' per la tifoseria, capisco che ci sia sfiducia, che ci sia paura, lo capisco e lo accetto, però dico sempre, noi dobbiamo arrivare a fine campionato cercando di supportare il più possibile non tanto le società o chi le rappresenta, la squadra, i colori, e quindi credo che troppo pessimismo non serva a far altro che appesantire una situazione forse già non troppo leggera. Quindi questo messaggio credo che sia molto bello da leggere. Guido Dini dice: punta o non punta arriveremo alla salvezza, certo che ci arriveremo, se la pianteremo di porci 3.000 problematiche inesistenti, esistono i fatti e i fatti dicono di un punto e mezzo a partita da parte di Breda. Ricordo che con tutti i nostri campioni l'anno scorso ci siamo salvati per un punto, abbiamo i migliori prospetti della giovane Italia. Ecco, aspetta. Fammelo finire e poi tu intervieni. Ma Guido Dini, comunque tu hai avuto già una schermaglia, mi sa, era rosso-verde. Ma arriviamo a confutare numeri. Si è salvato per 3 numeri la Ternana, ma dai, ma basta. Abbiamo i migliori prospetti della giovane Italia, abbiamo un fuoriclasse, abbiamo un buon mister, abbiamo una società seria e proiettata al futuro. Ma cosa vogliamo? Ora tocca a noi riempire i liberati e vedrete che ci salveremo. La questione riempire i liberati è un ottimo adesso in casa. Scusate, questo endorsement può anche essere apprezzabile, e Guido Dini è uno che conosce la lingua italiana. Si può anche sposare il suo appello all'unione. Sì. Anzi, è condivisibile, quindi io lo apprezzo. Auspicabile. Però, e lo considero auspicabile, che la Ternana si sia salvata per un punto è falso. No. La Ternana, malgrato un finale di stagione osceno, con 5 sconfitte consecutive oscene, ma al di là dei numeri, si è salvata con 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, e non è neanche arrivata
quintultima, perché è arrivata alla pari col Cittadella, ma in vantaggio degli scontri diretti. Diciamo, Luca, che per quello che ha speso l'ex presidente Bandecchi, quella squadra doveva arrivare molto più avanti. Ma no? Un altro paio di diciamolo, perché capito, sennò... ma è un altro paio di maniche, non si è salvata per un punto, si è salvata per tre, fine. Perché okay, sennò confutiamo, allora questo non è un tavolo, è un'amaca. Hai visto come ha preso fuoco Luca Giovannetti? No, la Ternana ha fatto la Ternana ha grandi nomi, ha deluso l'anno scorso, sì, e si è resa protagonista di un girone di ritorno pessimo, sì, si è resa protagonista di un finale di stagione osceno, sì, no, ma si è salvata per tre punti. I punti sono tre, non uno. È vero, è verissimo. Poi vabbè, abbiamo anche altri nostri telespettatori, devo dire più ottimisti stasera che pessimisti. Bene, sui miei social appaiono più pessimisti, però, quindi bene, benissimo. Poi c'è Marilena Massarelli che ci scrive, la cara Marilena, ciao a tutti, sabato si deve vincere se ci vogliamo salvare. Certo. Gaston, vedi di scendere in campo ben acceso, dice Marilena, quindi gli fa proprio questo, questa dichiarazione. Allora, noi dobbiamo parlare della partita, certo, con il Como, sicuramente una partita difficilissima sulla carta, se non altro per il valore in termini di giocatori, di tutto quello che rappresenta questa società. Però io la voglio buttare là prima che ne parli. Secondo me potrebbe essere più difficile in questo momento giocare con con lo Spezia. Tu che ne pensi, Luca? Ma non lo so, per valori tecnici il Como, che si è molto rinforzato, era ed è a maggior ragione dopo questo mercato superiore allo Spezia, che invece a mio avviso si è indebolito. Notizia dell'ultima ora, la cessione di Antonucci al Cosenza, è partito Amian, è partito Dragoschi il portiere, è partito Zurkowski, ne parleremo la prossima settimana, è rimasto verde, che è andato ad Empoli, in due partite ha segnato 4 gol, insomma. Francamente per me è più forte il Como dello Spezia, lo era già 15 giorni fa, lo è maggior ragione adesso. Dopodiché il calcio deve il suo fascino al fatto molto semplice ma evidente che, a differenza di quanto accade nel basket o nel volley, non vince sempre, comunque, sistematicamente la squadra più forte, perché nel calcio agiscono o interagiscono variabili che negli altri sport di squadra non esistono. Ora, nel basket 97 volte su 100 vince la squadra più forte, idem nel volley. Nel calcio no, perché altrimenti il Como non avrebbe perso in casa con l'Ascoli. Certo, c'è voluta l'espulsione di Odent alla mezz'ora dalla fine, c'è voluto l'infortunio di Verdi, che comunque a Terni ci sarà dopo un quarto d'ora, c'è voluto l'infortunio di Cotrone, che invece a Terni non ci sarà dopo un'ora, c'è voluto un rigore revocato dal VAR. Si sono poste quattro variabili concomitanti, tutte contro il Como, tutte a favore dell'Ascoli, sì. Certo. E l'Ascoli ha vinto 2-0. Bene. E quindi perché non dovremmo pensare ad una o più variabili tali da agevolare almeno in parte il cammino della Ternana? Peraltro la Ternana, sebbene il Cittadella non valga il Como, ha battuto alla lunga con merito, malgrado un avvio di gara complicato, un Cittadella che veniva da 7 vittorie e 2 pareggi. Quindi perché la Ternana non deve o non dovrebbe almeno sperare di fare il risultato? Bene, senti, il Como quindi avrà degli assenti, mi dicevi, per ne sabato? Ne avrà tre. Chi sono? Uno per reparto, Odental, che è squalificato, sì, ed è quel signore che ha segnato la doppietta, sì, nella gara d'andata, esatto, che la Ternana non avrebbe mai meritato di perdere. Puro olandese lui. Tra l'altro, Cas Odental, esatto, Cas Odental, squalificato, sì, per 3 giornate. Però al posto suo gioca Goldaniga, e scusate se poco, non so nemmeno se sia peggiorativo, eh. Poi manca a centrocampo Coné, altro protagonista, l'assist, in positivo per il Como e in negativo per la Ternana nella gara di andata, che ripeto la Ternana non avrebbe mai meritato di perdere, e comunque Coné è fuori da un mese e mezzo, un signor giocatore. E poi manca Cutrone, tra l'altro Comasco Doc, quindi è una dimostrazione che il detto nemo profeta in patria non sempre è valido. Beh, si è infortunato. Per sostituire Cutrone hanno preso il capo cannoniere della Serie C. Hanno preso pure anche Strefezza, però hanno preso anche il capo cannoniere dalla Gian Erminio, però hanno preso Strefezza, 5 milioni di euro di cartellino. E quindi il Como ha deciso di produrre uno sforzo economico pari allo 0,2% del proprio potenziale. Senti, come gioca questo Como? Come gioca questo Como? Che sistema 4, di 3, gioco? 4-3-1-2, beh, è cambiato tutto, perché
a parte l'interregno che c'è stato per un paio di settimane. Fabregas, sì. Adesso Roberts. Sì, sì, e quindi è un Como a trazione anteriore, molto più spregiudicato di quello targato Gallo, che comunque stava, di quello targato Longo, che comunque stava andando bene, perché quando Longo è stato esonerato era quinto. Fabregas ha fatto proprio questo, ha fatto diventare lo stile del calcio catalano, dai, offensività, densità, offensività, puntare sul gioco e sui giocatori. E l'aggressività, poi, se tu hai una squadra che metti in campo con la giusta aggressività, facendogli soprattutto gli 1-1 negli ultimi 20-30 metri, no? E porti ad avere anche molta più fiducia nelle tue potenzialità. Quindi questo è importante per creare anche quello stato agonistico che le squadre dovrebbero avere per vincere, no? Che dice Luca? Sì, ma c'è da dire che questo cambio di filosofia è anche supportato da una società che, ripeto, con un mercato sfavillante, immagino che abbia deciso di investire lo 0,2% di quello che avrebbe potuto investire, 0,2-0,3. E poi, per completare la risposta alla tua domanda, abbiamo detto Oden tra in difesa, con a centrocampo manca Cutrone, Bomber, sì. Comasco, profeta in patria, e di che tinta andato in doppia cifra, arrivato in doppia cifra, che si è infortunato contro l'Ascoli e che non ci sarà, sì. Terni, mentre ha recuperato il trequartista Verdi. Sul modulo è un 4-3-1-2, ma molto spiccatamente offensivo, sì, certo. Certo, molto spiccatamente è una locuzione un po' ardita, un po'. Comunque, quando tu giochi 4-3-1-2 e una delle mezze ali è D'Acugna, che è un trequartista, già ti dichiari alla dogana, insomma, certo. È chiaramente una Fabregas squadra a trazione anteriore. Fabregas giocava col 4-2-3-1, no? Preferiva, sì, sì, giocare. Adesso invece in questo modo il nuovo tecnico 4-3-1-2, per avere un po' più di densità in mezzo al campo. E infatti, senti, per quanto riguarda la Ternana, velocemente, poi dobbiamo andare in pubblicità, quali sono gli assenti per sabato? Tutti disponibili, a parte Nghessan, Viviani? Nghessan, Viviani, che è infortunato di lungo corso, e Marginian, che si è, sì, ha giocato a Bari e poi si è fermato. Credo che sia fuori Zuberek, credo, e sono 4, e poi manca Favilli, squalificato per 2 turni, 5. Bene. E i nuovi saranno quelli arrivati soprattutto in questi giorni, immagino, in panchina. Tu come te l'aspetti, Michele, questa Ternana, quindi sempre con lo stesso sistema di gioco, con le stesse caratteristiche? Beh, speriamo di non spegnere Gastão Pereiro. Allora, no, appunto, per è quello che mi preoccupa. Visto adesso in campo dopo due partite, è una punta. Sì, è vero, dici sulle spalle, però penso che ormai Pereiro giocherà sempre vicino a Raimondo. Il problema resta se fare 3-5-2 o 3-4-1-2 lineare, però manca quella spinta comunque. Sì, è manca vero. Quella spinta di inserimento. Non so se Amaducci, però, da come dicono, è più un faticanti, per far capire anche agli spettatori rossoverdi le caratteristiche, certo, del nuovo giocatore. Più un play, certo, centrale. Più un play centrale con una mezzala. Secondo me non cambierà. Non cambierà perché, come ha detto Luca, il Como si presenta con un 4-3-1-2 praticamente all'arrembaggio. Per cui cambiare adesso è complicato. Cioè, adesso è un momento complicato per lo staff tecnico, perché c'è bisogno di amalgamare una nuova Ternana. Non vuol dire cambiare il sistema di gioco, però amalgamare chi è arrivato, chi è andato via. Sì, i giocatori nuovi hanno bisogno di un minimo, c'è di amalgama. C'è bisogno un attimo di tempo. Noi andiamo in pubblicità, mi raccomando, rimanete con noi, perché dopo avremo in collegamento un giornalista, una giornalista di Como, che, a cui Giovannetti farà le sue solite domande ficcanti. Quindi rimanete con noi, Next Match, 120 secondi, a tra pochissimo. Autoscuola Gatti rende tutto più semplice. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle.
ci trovi a Terni strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. In un angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relais dei Principi. Quando le finestre diventano quadri, tutto questo è luna in fissi. Ci trovi in via Alberto Guidi 8 a Terni. Autoscuola Gatti rende tutto più semplice. Eccoci tornati a Next Match. Abbiamo subito in collegamento una giornalista della Gazzetta dello Sport Provincia, Liliana, con due L, mi diceva Luca Giovannetti, giustamente sempre preciso, Cavatorta. Se, non so se è già in collegamento, Liliana, ci senti? Ci sono, vi sento. Buona serata a tutti. Buonasera, grazie per essere qui con noi a Next Match. Io inizierei subito a farti qualche domanda riguardante il tuo Como, diciamo. Un mercato del Como veramente attivo, avete comprato tutto quello che si poteva comprare, direbbe qualcuno. Che cosa pensate quindi? Quali sono le aspettative di andare, di rubare il primo posto addirittura al Parma e andare direttamente in Serie A? Questo nuovo allenatore, parlaci un po' della situazione Como, post mercato, post chiusura mercato. Allora, la situazione è effettivamente molto particolare, come credo si possa notare anche dall'esterno. Parliamo di una società che non aveva cominciato la stagione con l'obiettivo della promozione diretta. Certamente si voleva alzare un po', come si suol dire, l'asticella rispetto alle scorse, alle due precedenti annate in Serie B, però insomma si era partiti con degli obiettivi un pochino più tranquilli, sia pure comunque di playoff. A un certo punto della stagione la società ha deciso di cambiare il suo obiettivo, le sue prospettive, ed è anche per questo motivo che si è cambiato allenatore, un allenatore che comunque stava facendo bene come Moreno Longo, per affidarsi a un progetto tecnico diverso guidato da Cesc Fabregas. Come forse saprete, Fabregas è stato, diciamo, il primo allenatore soltanto per un mese, poiché non è in possesso del patentino, aveva allenato in deroga, e si è scelto quindi di affidare la panchina a Ozean Roberts, una figura nuova, gallese, anche lui straniero. È però un progetto, diciamo, che viene comunque guidato in qualche modo da Cesc Fabregas. In questa bagarre, in questo cambiamento di obiettivi, si inquadra anche quello che è successo in questo mercato di gennaio, che più che un mercato di rafforzamento è stato in un certo senso un mercato di rivoluzione.
perché sono arrivati veramente tanti giocatori, anche dei nomi importanti, concentrati soprattutto sul settore offensivo. Ecco, questo che è un po' da, così, da capire, da valutare, perché sono state delle scelte abbastanza particolari, importanti, nomi importanti, a cominciare da quello di Gabriel Strefezza. E si è dunque veramente iniettato molto, iniettate molte risorse, cambiando anche, facendo, insomma, facendo uscire dal Como anche dei nomi importanti nella parte precedente di questo progetto, uno su tutti quello di Alberto Cerri, che è andato in Serie A all'Empoli, ma non solo, giocatori come Arrigoni, come Scaglia, tanto per fare due nomi che sono stati importanti in queste stagioni del Como, per attuare questa serie di cambiamenti che a questo punto sono tutti da vedere, da capire. Cominceremo a capirlo già sabato, perché qualcuno sicuramente sarà già in campo dall'inizio sabato pomeriggio. C'è stato, come dicevo, questo cambiamento di obiettivi abbastanza clamoroso nelle proporzioni e nelle cifre anche spese in questo mercato di gennaio. Senti, ma Cerri, per quanto riguarda, nominavi prima Cerri, nel gioco di Fabregas, diciamo che questa modalità di gioco stile catalano è stato un 9 un po' particolare, no? Non propriamente consono all'idea di gioco, al sistema di gioco di Fabregas, è corretto? Non ha mai giocato con Fabregas. È entrato solo Cerri in qualche spezzone proprio, ma veramente pochissimi minuti. Sì, è una tipologia di giocatore che Fabregas non prevede nel suo gioco, come non lo prevede ora Roberts, insomma, che lavora sulla stessa falsariga. C'è da dire che Cerri si era infortunato dopo due partite, quindi proprio all'inizio della stagione. Sì, aveva subito un colpo alla testa che aveva portato anche, insomma, l'aveva portato a restare fermo alcune settimane, e di fatto poi non è comunque più rientrato, anche perché soprattutto successivamente al cambio di allenatore non era prevista, diciamo, una tipologia di giocatore certo, come lui. Certo. Prego Luca Giovannetti, se volete fare qualche domanda anche tu, Michele, alla nostra Liliana, così almeno utilizziamo al massimo tutto quello che ci potrebbe interessare. Liliana, ciao, buonasera, ci siamo sentiti telefonicamente ieri. Prima di entrare in collegamento con te, dicevo, a mo' di battuta, quindi chiaramente come tale va intesa, il Como con un mercato faraonico ha deciso di investire lo 0,2 di quello che potrebbe investire. Parliamo del club più ricco d'Italia, non lo dico io, lo dicono le riviste economiche. A questo punto la domanda è, fatta la premessa, ripeto, prendila come una battuta scherzosa, ma forse neanche troppo lontana dal vero, immagino che la promozione diretta sia l'unico obiettivo e che i playoff rappresentino una sorta di obiettivo secondario. In questo momento sì, certamente, e questo è stato, come ho detto, dichiarato dalla società da un certo momento in avanti, non dall'inizio della stagione. Probabilmente perché la proprietà indonesiana, questa famiglia Artono, che come hai sottolineato è tra le più ricche del mondo, quindi certamente la più ricca d'Italia, parliamo ovviamente dei proprietari, dei vertici del club, che peraltro non compaiono nemmeno nell'organigramma del Como, sia ben chiaro, però sono comunque i proprietari di riferimento. A un certo punto evidentemente hanno scelto di dare un'accelerata alla situazione e lo hanno fatto, come ho detto, a stagione già iniziata. Quindi prima si è partiti con l'obiettivo dei playoff. A un certo punto il manager che rappresenta la proprietà ha dichiarato l'obiettivo diventa la promozione diretta, e questo ha portato a tutti i cambiamenti che ci sono stati, però cambiamenti in corsa e in corso, perché sono in corso in questi giorni e in queste ore, e quindi insomma chiaramente è tutto un pochino più rischioso, un pochino più strano perlomeno, perché una rivoluzione simile a gennaio è difficile vederla. Anche la Ternana ha fatto un mercato abbastanza rivoluzionario, chiaramente con Luca, con altre prospettive, con certo, altri tipi di... Con un altro budget e con altre ambizioni. Esatto. Però vedremo una partita, secondo me, interessante, perché anche per il Como, come giustamente diceva Liliana, c'è una rivoluzione in atto e tutte le rivoluzioni hanno comunque bisogno di tempo, chi più chi meno,
per assestarsi, quindi speriamo che liberati innanzitutto di vedere una bellissima partita per i tifosi e per tutti coloro che amano il calcio. Liliana, noi ti ringraziamo per essere stata con noi, ti salutiamo e speriamo insomma di poterti riavere qui a Next Match, magari se non doveste andare in Serie A, è chiaro, se no noi rimaniamo in Serie B comunque. Ciao Liliana, grazie. Ciao, buona serata a tutti voi, grazie. Io l'ho detto, noi rimaniamo in Serie B, non la voglio neanche immaginare una cosa del genere. Allora io pregherei la regia nel frattempo di mandare appena può, con tutta la calma del mondo, le formazioni di Next Match di Luca Giovannetti, perché dobbiamo vedere sia la formazione del Como come l'ha schierata Luca, e magari la commentiamo velocemente. Prima la Ternana, Iannarilli, Lucchesi, Capuano, Sgarbi, Carboni, Pitia, Faticanti, De Burr, Casasola, Raimondo e Pereiro. Beh, insomma, quello che dicevamo, non si cambia granché, sperando di replicare sempre la prestazione poi fatta con Cittadella, giusto? Io l'unica... Forse Luperini per Pitia, nel senso l'ho visto molto scarico ultimamente e soprattutto con questo modulo serve qualcuno che va a supportare comunque le punte in fase offensiva. Bene, forse l'unico dubbio mio è questo. Allora, anche perché altrimenti sarebbe stato inutile un po' tenerlo in questa giornata di mercato. Effettivamente, cioè, è vero anche fase, che ormai il mercato è chiuso, quindi possono dire fare quello che gli pare, ormai non possono più andare via Luca, quindi ormai allora, quello che è fatto è fatto. Allora, è la formazione che ho immaginato, posto che c'è un dubbio per il braccetto destro della difesa, però forse Sgarbi. Tra Sgarbi e Sorensen, ma credo, immagino che possa essere leggermente favorito Sgarbi. Ma naturalmente potremmo essere smentiti dai fatti. Personalmente io farei giocare Luperini, A perché lo considero un giocatore molto importante per la categoria e importantissimo in questo organico, B per le valutazioni tattiche che ha appena espresso Michele, perché comunque pur facendo la mezzala ha la capacità di supportare il tandem offensivo e ha anche la gamba per farlo e i polmoni, e vede anche la porta a differenza degli altri centrocampisti. Ma questa sarebbe stata la formazione che io avevo in mente. Invece immagino che venga confermato tutto a parte il braccetto destro di difesa. Con me Luperini giocherebbe tutte le partite di titolare. Io giocherei 4-3-1-2. Perché secondo me, io conosco Pereiro perché ho giocato contro lui PSV tanti anni, sì. E secondo me lui dietro due attaccanti è un ruolo è meglio per lui. Sono d'accordo. Anche dietro Raimondo e Dionisi. Secondo me questo ruolo dietro gli attaccanti è meglio secondo me. Se la regia ci fa vedere anche la formazione di Next Match del Como, e qui ci prende un attimo, come si dice, un coccolone ci prende. Allora, vediamo che Semper, Sala, Barba, Goldanica, Curto, Avilgard, Bellemo, Dacugna, Verdi, Gabrielloni, Nsame. Sì. Allora, niente di che, come direbbero a Roma. Nsame, secondo me, è un attaccante di grande struttura fisica, di tecnica normale, però è uno che ha fatto la Champions League in tempi recenti. Io comunque non sono certissimo della punta che giocherà dall'inizio accanto a Gabrielloni. Peraltro non sono neanche certissimo del modulo, perché se dovesse, come temo, esordire Strefezza, potrebbero anche passare ad un ancora più spregiudicato 4-3-3. In difesa ho immaginato ovviamente Goldaniga, che era titolare in A Cagliari, immagino che giochi al posto dello squalificato Odenthal. A centrocampo, per l'infortunio diciamo prolungato nel tempo, non dico di lungo corso, ma abbastanza prolungato di Coné, i tre dovrebbero essere quelli. Concludo, 4-3-3 con Dacugna a centrocampo, avanti Savoia. Effettivamente. Gioca Strefezza. Io credo che possa giocare Strefezza possa non giocare Nsame, e a quel punto Verdi e Strefezza giocherebbero ai lati di Gabrielloni. E consideriamo che non c'è Cutrone. Occhio che la Ternana in queste partite mi si esalta, perché i ragazzi poi sono particolari, appunto perché sono giovani, giocano, c'è anche quella voglia di dimostrare. Poi Breda col Cittadella va detto, contro il 4-3-1-2 ci giochiamo poco la prima volta, è comunque andata bene con una bella vittoria, quindi... Esatto. È una partita complicata, non impossibile, che come diceva Luca... Non...
Ma nel calcio gli altri sport sono tanto statistica, il calcio no, certo. Gli altri sport in Serie B, in Serie B ogni partita ogni partita facile, è vero. Poi noi tanti punti li dobbiamo prendere ovunque, quindi non dobbiamo più guardare ovunque. Neanche contro chi giochiamo, sì, è giusto. E bisogna provare a fare il risultato migliore che puoi ottenere chiunque. Contro chiunque, ma nel calcio poi, i valori tecnici quelli nel medio lungo periodo certo, però nella singola partita può accadere di tutto, giusto. Non credo però... che ci sia neanche una persona, sicuramente dentro lo staff tecnico e dirigenziale, ma anche nella tifoseria, che sia in qualche modo già rassegnato al risultato negativo, perché sarebbe contrario ai valori dello sport. Però il Como è strutturalmente superiore, ma la Ternana se la gioca, no? Che deve fare? Però Luca, anche se parliamo di giocatori che hanno valori diversi, facciamo un esempio, una donna bellissima, una donna meno bella, tu non è che è detto che ti innamori di quella bellissima, potresti innamorarti di quella meno bella. Ma io mi innamoro dell'eleganza, della cultura e dell'educazione formale. Ecco, benissimo. E della nobiltà d'animo, se c'è. Soprattutto se c'è. La nobiltà d'animo, giusto. Allora, Ternana Como è sabato alle 16:15, quindi mi raccomando, riempiamo i liberati, spingiamo sti ragazzi perché credo che sia importante, ma per loro, perché poi adesso. Ma anche perché sono la squadra arrivati, lo merita, sono spaesati. Facciamo anche perché la squadra lo merita. Ma facciamo uscire lo spirito genitoriale che è in noi. Per quello detto prima, cioè non penso che nessuno a tennis sia già rassegnato, cioè è il primo sarebbe febbraio, assurdo, dai. Sarebbe assurdo. Mancano 16 partite. Spingere fino alla fine, iniziare dal doppio turno casalingo. Scusate, 16 partite alla fine, 48 punti in palio, neanche il barone von Masoch sarebbe rassegnato. Cioè la Ternana ha tutte le possibilità di giocarsi la partita col Como e in generale le chance. È vero. Cioè. Allora, torna a Terni un arbitro già visto a Liberati, unico fischietto ad aver diretto i rossoverdi umbro, no? Perché parliamo di Manuel Volpi, sezione di Arezzo, originario di Città della Pieve. Sarà coadiuvato da Domenico Rocca di Catanzaro, Andrea Zingarelli di Siena, quarto ufficiale Fabrizio Ramondino di Palermo, VAR Antonio Di Martino di Giulianova e AVAR Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia. Diciamo che questo fischietto a noi ha portato, non so, i precedenti, mi pare 3 sconfitte e 2 pareggi, e 2 vittorie e un pareggio, una cosa del genere, quindi siamo lì, dai. Secondo me è un buon arbitro, mi ero sbilanciato prima di Venezia Ternana, ha diretto bene l'arbitro, poi l'episodio Favilli, evidentemente immagino che il nostro attaccante abbia detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire, per il resto secondo me ancora una volta, e accade dalla nona giornata, io non vedo lamentele particolari rispetto alle direzioni arbitrali e io sono molto attento a questo. Mi sembra un buon arbitro, mi ricordo Ternana Vicenza 5-0, ci fu un gol convalidato alla Ternana dove forse ci fu un contatto irregolare rispetto ad un difensore avversario. Mi ricordo invece il rigore concesso al Benevento, penultima vittoria esterna della Ternana, poi ce ne sono state due con Brera, un rigore concesso al Benevento e confermato malgrado le risultanze diverse del VAR. Però secondo me per la categoria è un arbitro assolutamente in linea con i valori medi della categoria, anzi forse anche un po' meglio. Io pregherei appena possibile, se la regia ci può mandare il prossimo turno, appunto dove la Ternana incontrerà il Como, che non potrà andare peggio del precedente come turno, perché bisogna iniziare a vedere, è il momento di fare i conti anche le altre, perché diventa fondamentale vedere quello che fanno le altre. Palermo-Bari, Spezia-Catanzaro, Reggiana-Feral-Pisalò, Parma-Venezia, Cosenza-Pisa, Brescia-Cittadella, Ternana-Como, Sampdoria-Modena, Lecco-Cremonese, Ascoli-Sud-Tirol. Qual è la partita che ci interessa di più, Michele? Le partite che ci interessano di più in questo momento e su cui puntare? Tanti scontri di cartello, a partire dal nostro, perché comunque è Como in cima. Ma Ascoli-Sud-Tirol. Ascoli-Sud-Tirol. Anche perché il Sud-Tirol io la vedo un po' in caduta libera, E poi speriamo un Catanzaro in trasferta alla Spezia. Queste, diciamo, presso modo sono quelle da Perché la classifica, se la regia ce la manda, possiamo andare a vedere, non è un bel vedere, ma bisogna essere pronti a tutti. Ma speriamo anche nella Cremonese a Lecco, Sì. Davvero. Sì. La classifica purtroppo nell'ultima giornata ci vede essere di nuovo un po' ripiombati in quella parte brutta
dove siamo praticamente ultimi in tre, Lecco, Feral, Pisalò e Spezia 20 punti, però c'è da dire, se vogliamo vederla come il bicchiere mezzo nuovo, mezzo vuoto, che siamo a due punti dalla, pieno, siamo tutti lì, dai. Siamo sempre a tre punti dalla salvezza diretta, il problema è che dal basso sono un po' risalite. Ah, certo. Sì, anche il Parma, hai visto, 45-41, si stanno accorciando anche in avanti, quindi... Diciamo la quota è sempre 40-41, penso. È vero. Anch'io. Sentite, ma io vi voglio fare una domanda, però a questo punto se non mi risponde Luca Giovannetti mi arrabbio, te lo dico. Domani non ti parlo in conferenza stampa. Ma secondo voi la Ternana ce la farà a salvarsi o no? Che cosa pensate? Jens, parto da te. Speriamo. Speriamo. Sì o no, io voglio sapere. Si salva sì la o Ternana? No, non lo so. Speriamo di sì. Ok. Michele, tu che pensi? A livello proprio di percentuale, pensi che sia più fattibile una salvezza? Io penso in una risalita dell'Ascoli con Castori e spero in un cambio di posizione Ternana su Tirolla. Il resto le vedo, se non pari, più un po' sotto la Ternana, anche se il Lecco ha preso Inglese, la Feral Pisalò è in un buon momento, ma tutti hanno i buoni momenti in Serie B. Per cui ci affidiamo a Breda e a Gaston Pereira. Vero. Luca, tu che dici? Un'inquadratura su Luca perché Non voglio dribblare la tua domanda, ma non riesco a prevedere il futuro distribuito in 16 partite, ripeto, con 48 punti in palio. Ci sono secondo me 3, 4, forse 5 squadre inferiori strutturalmente. Anche 6. È anche vero che è anomalo cambiare metà della rosa o quasi a gennaio. A gennaio, dopo un momento in cui media punti alla mano, Breda stava andando bene. Ne prendiamo atto. Credo che ci siano i margini per essere speranzosi. Di sicuro il dovere è continuare a crederci. Io dico che ci salviamo, quindi lo dico apertamente, senza paura, per me la Ternana si salva. Poi se non si dovesse salvare ovviamente non mi cercate più perché non vengo più a fare next match, mi pare ovvio. E io vi vorrei lasciare però con un appello che noi stiamo provando con Luca Giovannetti da un po' di giorni. L'anno prossimo dovremo rifare la squadra, no? In Serie B. Allora, cosa diresti a un giocatore che deve venire a Terni? Che ci sono le Ciriole, la Cascata delle Marmore e poi... Beh, poiché la qualità dell'aria non può essere un nostro cavallo di battaglia. Su che cosa possiamo puntare? Su che cosa possiamo puntare? No, e lo dico seriamente, sulla predisposizione positiva del Ternano medio rispetto all'altro, perché noi avremo tanti difetti, però non ci sono ombre, non ci sono, ma al di là di questo, sì. Concordo, ma non ci sono tra le altre cose, ed è importante, forme di razzismo culturale o socioculturale a Terni. Questa è una città aperta, liberale e accogliente. E con questo io devo salutare i miei ospiti, grazie Jens, grazie Michele, grazie Luca Giovannetti. Grazie a voi. E Terni effettivamente è una città bellissima, quindi giocatori venite a Terni, no che non volete venire, perché a Terni, come state bene a Terni, non state bene a nessuna parte. Ci vediamo giovedì prossimo e sempre forza Fere. Every day. Shock. Trust no one.